Ed eccoci qua, bentornati su Scambio Figurine. Questa settimana siamo di nuovo qua dopo i successi della settimana scorsa, visualizzazioni di questo video su YouTube, su Instagram, su Facebook, insomma tante visualizzazioni, ma possiamo fare di più, quindi comincio subito con le richieste, con le call to action, con la CTA, con le call to action. Cosa sono le call to action? Vi chiederò di condividere, sei su YouTube, condividi questo video di YouTube, sei su Facebook, condividi questo video di Facebook, sei su Instagram, condividi questo video di Instagram, sei su Spreaker e stai ascoltando in voce questo podcast, condividi questo podcast, perché ho visto che le condivisioni portano ovviamente tanti utenti e possono portare tante doppie per voi, per poter scambiare e finire i vostri album preferiti. Per cui ovunque voi siate, qualunque sia il vostro social, se vi va, se avete voglia di far crescere ancora questa enorme community, vi rendo noto che siamo, se non domani, oggi è sabato, se non domani o dopodomani dovremo raggiungere i 18.000 utenti registrati. Incredibile, è stata una crescita molto forte. E c'è qualcuno che dice che può andare ancora meglio, io non lo so, io sinceramente non ci credevo fino a qualche tempo fa, tuttora rimango sono contento ovviamente. Però comunque condividete questi video con i vostri amici e fate crescere questa community e fate conoscere il nome di Scambio Figurine in all over the world, in tutto the world, in tutto il mondo. Facciamo un corso di inglese, non so se si sente la mia enorme, specialissima pronuncia di inglese con patate in bocca che si mangia tutto veramente. Va bene, scusate, sapete, sono sempre scemo e continuerò ad esserlo continuamente. Quindi continuate, condividete anche le vostre raccolte tramite i link che trovate in home page del sito e guadagnerete tanti punti YouJoin. Se non sapete che cosa sono, andate sul sito, non mi dilungo per ottimizzare questi tempi, perché mi dicono che vado sempre troppo lungo e dovrei stare sotto i 10 minuti, credo di non farcela neanche questa volta. Avanti, questa settimana ci sono state finalmente diverse raccolte nuove. Ringrazio subito il mitico Silvano che mi ha comunicato che era uscita la raccolta degli NBA che tutti stavano aspettando, NBA 2020-2021. Mi ha fatto i complimenti, perché il sito è cresciuto molto, lui non veniva da tanto tempo. Mi ha spronato a suonare, perché non so se sapete che io suonavo, infatti qua sotto non lo vedete, ma c'è il mio pianoforte elettrico. Una di queste volte faccio un'entratona suonando, mi ha portato via, Silvano mi ha spinto a tornare a fare del jazz e ci ritornerò. Silvano, ti ringrazio innanzitutto, ti ringrazio ovviamente per averci segnalato l'uscita della raccolta che tutti aspettavo anch'io. I miei pusher edicolanti non mi hanno dato la notizia, ma sei arrivato prima tu, quindi è uscita appunto la NBA 2020-2021 Sticker and Card Collection. Sono uscite anche le bambole della Gorius, quindi vuol dire che piano piano scoppierà un nuovo album delle Gorius, le tanto amate bamboline, queste bellissime ragazzine, piccoline, belline. E sono usciti anche i Gormiti Wave 9, che chi fa i Gormiti insomma non vedeva l'ora, questa nuova wave. Ci sono anche qui, dunque dovrebbero essere 7-8 personaggi. E è uscita della Tops la UEFA Champions League Best of the Best, una nuova raccolta di card, di figurine, se non ricordo quale delle due. Sono usciti ormai un mese fa, però li ho pubblicati in questi giorni, i 44 gatti Codamici, e non appena ho comunicato la notizia mi hanno chiesto di pubblicare anche i 44 Dondolamici, che sono dei nuovi gattini. Questi qui, i Codamici, sono quelli con la coda peluche, e i Dondolamici sono quelli che dondolano, non lo so, ci sono 44 raccolte, questi 44 gatti in fila per tre con il resto di due. È incredibile, ci sono delle cose mai viste. Comunque voi scambiate come se non ci fosse un domani, io sono tanto contento perché portate gente al sito e portate novità in questa stupenda community della quale tutti sono contenti di far parte.
spero di non essermi incartato nel parlare, perché sto cercando di organizzare il pensiero. Io, sapete che non sono diciamo uno abituato a parlare in pubblico, uno abituato a parlare soprattutto, e quindi potrei dire delle strafalcionerie, sgnaug. Niente, come dicevo, condividete. La settimana scorsa è stato lanciato il sondaggio per chiedervi se introdurre sulla piattaforma una sorta di socializzazione, no? Quindi gli amici, i follower, oppure le blacklist e i blocchi, appunto, per le persone che non devono più scrivervi, perché magari sono un po' pedanti, un po' pesanti, un po' tutto, vi rompono un po' le scatole. Le reazioni a questa proposta sono state delle più disparate, tanti non ci avevano pensato, alcuni non vedono l'ora di vederla già applicata, tantissimi non la ritengono necessaria, soprattutto la parte del follow, dell'amicizia, quanto invece più un discorso legato al blog. Quindi vuol dire che tra i nostri utenti ci sono anche degli utenti un po' che rompono un po' le scatole con delle proposte indecenti, tipo andare appunto a proporre uno scambio senza poter scambiare nessuna figurina, e quindi chiedendo magari il regalo o la figurina piuttosto che altro. Queste persone, diciamo che se insistono, rientrano nel cosiddetto ormai famosissimo programma Bad Karma, che non fa altro che bloccare, comunque limitare, diciamo, la navigazione, un po' come se uno mettesse il limitatore automatico sulla macchina, e quindi più di tanto non può scambiare, o comunque più di tanto può fare determinate proposte di scambio. Quindi state attenti quando andate a fare proposte indecenti. Attenzione, non solo proposte dove voi andate a chiedere figurine in cambio senza poterne dare in cambio, ma anche proposte dove voi avete un sacco di figurine e l'altro non ha nessuna figurina da darvi in cambio, perché questo ovviamente o siete dei benefattori, quindi le regalate, non credo, oppure chiederete qualcosa in cambio. Attenzione, perché come sapete la compravendita su scambio figurine è vietata, e alla prima segnalazione vi faccio un richiamo formale, alla seconda posso pensare di mettervi in bad karma, alla terza vi sospendo. Noi non navigate più su scambio figurine, quantomeno per un periodo e non per sempre. Se poi esagerate, a quel punto verrete bannati dal sito, quindi state molto attenti. Fortunatamente il sito invece è pieno di tante belle persone, tanti bei scambisti, tante persone che scambiano, che sono contentissime e me ne danno prova quando magari mi scrivono perché magari hanno fatto una donazione, piuttosto che per ringraziare per il servizio offerto, che io faccio sempre molto volentieri, perché come sapete mi dedico anima e cuore, quindi no, i napoletani, anima e cuore a questa bellissima piattaforma. E ringrazio appunto tutti questi stupendi utenti, e insomma continuate così, perché questo è il clima che mi piace mantenere sul sito, e questa è l'atmosfera che adoro e che vorrei continuare a mantenere per tutti i mesi, tutti gli anni che andremo avanti portando avanti questo progetto, questa avventura che è cominciata ormai 3 anni or sono. A proposito di stima, non voglio farvi troppo spoiler, però mi hanno scritto due canali YouTube che vorrebbero fare un video dedicato a scambio figurine per pubblicizzarlo, e anche lì io sono rimasto molto sorpreso, perché comunque insomma vuol dire che è una piattaforma che funziona, è una piattaforma che piace, è una piattaforma che può piacere anche a tanti che non la conoscono. Quindi ringrazio chi mi ha fatto questa proposta, io ovviamente sono d'accordo, perché non sparate a zero sul sito, insomma comunque spero che ne parlerete bene, e sono sicuro di questo, spero. E, quindi niente, insomma le cose stanno andando, diciamo, bene, stanno andando bene. Probabilmente il lavoro che faccio, che svolgo, è apprezzato, e quindi insomma sono soddisfatto, sono veramente molto soddisfatto di questa cosa, perché tutta la mia vita ho sempre cercato di stare dalla parte degli altri, di aiutarli e di non tenermi il giochino per me, no? Perché sapete che tutto questo è nato perché anch'io, come tanti di voi, ero un genitore disperato che non riusciva a trovare le figurine da
per concludere l'album di mia figlia. A quel punto poi tutto è nato con questa cosa di creare una bozza di una paginetta web su cui ero andato a mettere situazioni prese da gruppi Facebook in qua e in là, e quella cosa lì che potevo tenermi per me, quindi potevo fregarmene altamente tutti quanti, invece ho deciso di renderla pubblica e disponibile per tutti a suo tempo, solo per gli amici Cucciolotti 2017. Poi dopo siamo diventati quello che siamo diventati. Siamo perché siamo, voi fate parte di questo fantastico progetto che portiamo avanti tutti insieme, grazie a voi che scambiate, grazie al mio team che mi aiuta tutti i giorni e che porta avanti questa cosa. Cos'altro potrei dirvi? Cos'altro potrei raccontarvi? Questa settimana, anche questa settimana, niente rubrica Super Quark, sebbene ci sono stati diversi episodi curiosi che però non meritano, diciamo, la citazione sulle ultime news. A proposito, vi volevo suggerire, perché diversi spesso mi chiedono: ma perché non fai un'app? Questo è un argomento che torna e ritorna sia nei messaggi, ma sia anche nei video dove dico che probabilmente non la farò, che probabilmente farò qualcosa di simile, eccetera, eccetera. E molti di questi mi dicono: perché tutte le volte devo andare nel browser, fare www.scambiofigurine.it, vabbè, che basterebbe inserirvi un preferito, ma se voi aggiungete la vostra, ad esempio, se siete sullo smartphone, se voi aggiungete sullo smartphone alla schermata home la scambio figurine, dopo praticamente avrete un'icona come se quella è un'app del telefono, e in più avrete anche diciamo, la user experience di un'applicazione, perché innanzitutto guadagnate la barra degli indirizzi che sparisce fondamentalmente, e in più, diciamo, se avete appunto attivato anche le notifiche web, le web push notification, potrete ricevere le notifiche ogni volta che qualcuno vi scrive o che propone uno scambio, che vi dà un feedback positivo o negativo, spero solo positivi, e potrete ricevere le notifiche. Quindi, ad esempio, in Chrome, in alto ci sono i tre puntini. Se cliccate sui tre puntini, c'è un'opzione che dice aggiunge schermata home, che ovviamente è una cosa che non c'è in tutti i siti, ma c'è nei siti che hanno appunto abilitato questa cosa. Io l'ho fatto, e quindi potrete aggiungere appunto l'icona alla schermata desktop, in modo tale che potrete usarla come fosse un'app. Molti non la conoscono, però è una figata, diciamo, è una figata, perché ovviamente poi cliccate e andate dentro. Devo migliorare la parte relativa all'interazione, perché a volte non si capisce bene che cosa sta succedendo, cioè tu clicchi e non si sa che cosa succede, ma come sapete, io sono sempre dietro la voraci. Del resto, le cose perfette non mi sono mai piaciute. Se fossi perfetto non sarei neanche qui, probabilmente. Ma poi è più bello, come si dice, è più bello non essere perfetti. Io preferisco non essere perfetto e preferisco migliorarmi ogni giorno per raggiungere non la perfezione, ma un passo di miglioramento, e poi magari per sentirmi dire da qualcuno che ho fatto quella cosa per bene e quell'altra cosa è migliorabile, e miglioro ogni giorno e avanti così, forever and ever, finché si riesce ad andare avanti. Non aggiungo altro, insomma, scrivetemi come sempre, vi rinnovo, e stavolta so che sono un po' pesante, però vi rinnovo la condivisione. Condividete questo video se siete su YouTube, condividetelo, se siete su Facebook, condividetelo con i vostri amici di Facebook, nelle vostre pagine, condividete i video su Instagram, i podcast di Spreaker, se mi state ascoltando. Condividetelo su WhatsApp con i vostri amici, eccetera, eccetera, così facciamo crescere ancora questa bellissima piattaforma. Quindi, avanti così, c'è un cane che abbaia, non so se lo sentite, non è il mio cane, però comunque, insomma, avanti così. Come dico sempre, un bacio, un abbraccio, adesso vi saluto e niente, insomma, buona serata se siete di sera, buona giornata se siete di giorno, e buon appetito se dovete mangiare. Ciao, bacio, un abbraccio.